Per le strade di New York con un solo obiettivo: trovare una vera pizza italiana. Grazie. Come ti chiami? Carlos. Carlos. Yes. Me puede far la pizza buena? Buena, la siciliana. Buena. Siciliana? Yeah. Siciliana. Sì, sì, la tua favorita? Favorita. Non guardo nemmeno. Corretto. Grazie, Carlos. Alla pizza siciliana, chissà come sarà. Magari ce la faranno, non lo so, con i pistacchi di Bronte o con i pomodorini Pachino o altrimenti con la ricotta siciliana fantastica. Siciliana? Carlos, pizza siciliana. Siciliana? Eh? Uau. Che è? Siciliana. Grazie, Carlos. Grazie. 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 La pizza siciliana. Siciliana, nel senso che proprio ci mangiano tutti in Sicilia con sta pizza. Carlos, allora. Allora. Lo fai tu, Carlos? Va bene. Taglia piano, Carlos, eh? Questa la mangio io. E questa qua, questa la mangi tu. Pronto? Pronto. Insieme? One, two, three, eh? Namo, fa cascare tutto. Vai, Carlo! Ma te la mangi davvero? Ti piace, raga? A me no. Grande, Carlo. Vieni qua vicino a me, Carlo. Sei simpatico, sei forte, Carlo. In Italia, però, non è che la mangiamo proprio così, la pizza. Noi, per Little Big Italy, vogliamo di più, molto di più. Va bene osare, ma c'è un limite a tutto. Ora incontrerò tre italiani che vivono qui, mi porteranno nelle loro pizzerie del cuore. New York gli ha regalato la fama, ma sul palco non rinuncia allo stile e all'eleganza italiana. E non chiamatelo più Daniele, per tutti qui è Dan, Dan Amalfi. Americano, 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 tienda me guido papà. Con le mie canzoni, classiche napoletane, faccio ritornare tutti gli italiani che vivono qui a casa indietro nel tempo. Per me la pizza da campano ci deve stare sempre, perché sennò non posso vivere. Ed ho trovato una pizzeria a New York che è fantastica. Quando entri a Sunghi Napoli sembra di stare a Napoli. Ciro con la moglie sono persone spettacolari, ti fanno sentire come se stessi a casa e mi riportano indietro nel tempo anche a me. Il mio sogno è portare Napoli nel mondo. Guagliù, Sunghi Napoli. Sunghi Napoli! Stefania, cuore impavido ed animo ribelle, ma in cucina nessuna rivoluzione, mangia solo Sicilian Doc. Sono una bartender in un bar punk rock, molto giovanile, rocchettaro, un po' come me. New York per me è stata la città del grande cambiamento, della maturità e della follia. Il posto dove vado a mangiare la pizza sempre è Pizza Secret. La pizza di Rosario mi ricorda quando ero a casa. Io sono nato nella farina e per me la pizza è vita. Anni fa Angela ha fatto la pazzia di trasferirsi a New York per inseguire la felicità. Ora qui si sente libera. Ancora oggi, quando sogna, sogna Napoli. Quando ho i momenti di malinconia sogno di me sulla Vespa che scendo da Posillipo verso Mergellina e quindi Napoli. Napoli è come un ex fidanzato, finisce la convivenza ma l'amore non muore mai. Mi piaceva come amavi tu. Quando vado in un ristorante o una pizzeria italiana deve essere super italiano e mi devo sentire soprattutto a casa, e da che stè succede proprio questo. Giorgia è una donna pizzaiola e ce ne sono pochissime, ha perseguito questa sua carriera e quindi merita veramente il meglio. Noi donne pizzaiole siamo poche ma buone. Tre italiani, tre pizzerie,
chi vincerà il titolo di miglior pizzeria Little Big Italy di New York. Francesco e i tre italiani di New York si sono dati appuntamento al mitico Central Park. Sono proprio grandi questi occhi. Per affascinarti meglio. Per affascinarmi meglio, ci sei riuscita, bravissimo. Ragazzi, bene, siete pronti? Dobbiamo fare un test di italianità. Devo capire se siete realmente italiani. Sono un po' nervosa perché spero non mi faccia domande di geografia o storia. Stefania, che cos'è il puzzone di Moena? È un formaggio. Che viene da? Non lo so. Puzzone di Moena viene da? Non lo so. Trentino, è in Trentino. Ok. Quale regista italiano ha diretto il film C'era una volta in America? Non lo so. Sergio? Leone. Bravissimo, molto bene. Adesso lo so. Angela, passiamo a te. In onore di chi è stata inventata a Napoli la pizza margherita? La leggenda dice che è stata inventata in onore della regina Margherita, che era in vacanza a Napoli, e quindi un pizzaiolo inventò bianco, rosso e verde, mozzarella, pomodoro e basilico. Super preparata, bravissima. Dan, allora tocca a te. Aspetta, fammi levare la giacca perché sennò mi fai sudare ancora di più. Ah, devi sapere. Diciamo che sono preoccupato perché non mi ricordo niente. Quale celebre frase disse Giulio Cesare passando il fiume Rubicone? Roma è mia! Ma quale Roma è mia, Dan? Il dado è tratto. Il dado è tratto. Molto bene, Angela. Dan, questa la posso chiedere solo a te. Madonna mia, mi fa la figuraccia. Naso. Ma tu voleva pizza, a pizza, a pizza, a pomarola in coppa, a pizza e niente più. Andiamoci a mangiare sta pizza. Andiamo, vai, c'ho una fame. Andiamo, 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 ragazzi. Pomarola in coppa, a pizza e niente più. Francesco Panella, insieme ai tre expat di New York, sono diretti verso la pizzeria scelta da Stefania. Bene, Stefania, eccoci qua, raccontaci dove siamo. Allora, oggi siamo a Brooklyn, in questo bellissimo quartiere che, contrariamente a Manhattan, non è un quartiere fighetto. Come vedi, nessuno corre, nessuno è frenetico. Praticamente altri ritmi, giusto? Assolutamente sì. Brooklyn mi piace molto, ma abitando nell'Upper West Side sono lontanissima, cioè è tipo come andare in Italia. Qui c'è la pizza più buona del mondo, proprio qui. Tuo fan americano. Americano. Rosario, Rosario Cranieri. Yes, e Pizza Eccoci Secret. Qua. Pizza Secret è un nome un po' americanizzato, non mi ispira. Finestra bella spalancata, a me le location così piacciono moltissimo. Angela? Ok, diciamo. Così così, non sei convinta. Angela, mi dispiace, se Francesco apprezza, non hai nulla da ridire. Ciao ragazzi, ciao, buonasera, ciao tesoro, come stai? Ah, tutto a posto? Tutto bene, tesoro. Ah, mi fa sempre piacere. Francesco Panella. Ciao, Rosario Granieri. Rosario è uscito con questa bandana così, sembra di andare a fare una guerra, oh. T'hanno vestito da Rambo oggi. Purtroppo è una guerra qua nella ristorazione a New York, quindi dobbiamo battagliare tutti i giorni. Oggi battagliamo noi qua, eh. Io mi sono vestito da Rambo. Va bene, Rosario, entriamo, che dici? Prego. Prego, benvenuti a casa mia. Grazie. Grazie. Prego, prego. Entrati nella pizzeria, Stefania racconta subito il suo colpo di fulmine con Pizza Secret e il suo forno. Questo forno mi ricorda casa, mi ricorda l'Italia. Certo, certo. Anche questi mattoncini bianchi. Ti piace? Qui che ci sono. Sì, sì. Il mattoncino bianco è un po' americano, però, secondo me. No. La signora Angela deve stare molto, molto, molto tranquilla. Che bel posto che c'è. Ah, questo grazie, forno grazie. È pazzesco, bellissimo. Questo è uno dei forni più vecchi di New York, eh? Gennarine si chiama. Gennarine, d'arte bella. Si chiama Gennarino. Sì, Gennarino, forno mio. Come mai Gennarino? Perché da piccolino, quando avevo 5-6 anni, piangevo, vedevo questo giocattolo in TV. Che si chiamava Forno Gennarino, era tutto rosso e praticamente me l'hanno regalato e poi da grande l'ho chiamato questo qua. Hai realizzato un sogno allora, sì, eh? Ci rivedi Immagino. Gennarino di tanti anni fa. Sì. Ripartiamo da là allora, raccontami dalla
tua infanzia? Sono di Scampia, nato e cresciuto in una famiglia numerosissima. 9 figli, no? Più 5 maschi e 4 femmine. Wow. Quindi noi maschi siamo tutti pizzaioli. Mio nonno era pasticciere chef, mio padre chef. Hai la pizza nel sangue? Sì. Francesco, è tutto quello che ho fatto nella mia vita è sempre stato con le mani nella farina. Com'era la vita a Scampia quando eri ragazzo? La vita era difficile per noi giovani, sai, a 13-14 anni, proprio andare nel rione. Quell'epoca là era il 90% delle persone, dei ragazzi, si facevano trasportare da tutto quello che c'era in quel quartiere. La pizza a me mi ha salvato, mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose. Quindi io sempre ho lavorato duro, aiutando i miei fratelli, a mio padre. Tu allora non credevi proprio in Scampia? Non vedevi un futuro? Non vedevo un futuro che sopportava i miei obiettivi. Volevo viaggiare, volevo uscire fuori da Napoli. Sono arrivato qui a 19 anni da solo, con 50 dollari in tasca e ho fatto tanti sacrifici, però questo è il frutto del tuo lavoro. Sì. Dove vuoi arrivare, lo sai? Non mi pongo limiti, vorrei aprire altri locali però, pure fuori di New York. Hai la testa dell'imprenditore, il cuore forte da napoletano. Rosa, dai, scalda sto forno, dai che iniziamo, eh? Abbiamo 2 campani e 1 siciliana. Mm-hmm. Sì, chiaramente parti svantaggiata perché non conosci la vera pizza napoletana, quindi bella l'audacia. Io so che la pizza è nata a Napoli, però noi siciliani te capiamo un bel po' di cibo. Grazie per il menù. Grazie. Prego. Allora. In ogni pizzeria vengono ordinati 3 piatti. La scelta di Stefania, il piatto forte dello chef e la voglia fuori menù di Francesco. Rosario, eccoci qua. Allora. Ditemi tutto. La scelta, il tuo piatto, cara Stefania. E il calzone fritto. Una bella pizza fritta. Che qualsiasi cosa fritta è buona. Diciamoci la verità. Non è vero, il fritto è buono se è fatto bene, altrimenti serve solo a rovinarsi lo stomaco. Ora, caro Rosario, nel tuo piatto forte, che deve essere in questo caso una pizza. Sì, facciamo una pizza gourmet autunnale, crema di zucca con cinghiale selvatico di salsiccia, bufalo di mozzarella e un po' di prezzemolo. Ok. Ora, caro Rosario, ti devo ordinare una voglia. Vorrei la mozzarella in carrozza. Perfetto. Perché la mozzarella in carrozza è buona. Mi aspetto tanto da Rosario. Tornato in cucina, Rosario si mette subito a preparare il calzone fritto, la scelta di Stefania. La prima volta che ho iniziato a fare le pizze fritte, le facevo in un mercatino a Scampia, il venerdì, il sabato e la domenica mattina. Io e mio fratello. Lui aveva 16 anni e io avevo 9-10 anni. Lui le faceva e io le friggevo. La pizza fritta per me è un piatto sacro. Un brindisi al calzone. Voi. Al tavolo, intanto, Francesco continua ad essere incuriosito dagli orecchini di Angela. Ma quanto pesa sto orecchino? Leggerissimo, Francesco. Tipo? Leggerissimo. Quasi 2 pizze sembrano. Fa un attimo così. Ogni tanto quando si gira ho paura, no? C'hai paura che ti arriva... L'orecchino. Ma arrivava qua, no? Troppo, no? L'orecchino proprio si rifiuta di colpirti. Okay. Attento, devi stare attento. Ah, perché... sì, la prossima volta mi siedo di fronte a te così. Dai, Angela, stavo scherzando, dai. Una bella pizza fritta, aiuto. Il calzone, piatto sacro per Rosario, è quasi pronto. Agisca tante cose, aiuto. Ma in cucina non bisogna mai abbassare la guardia. Ho fatto un foro. La rifaccio. Non può essere servita così. Pedro, secca a me sta pizza, per favore. Ok. Ragazzi, scusate, secondo me ci sta mettendo un po' tanto per il calzone. Rosario, come va? Che c'è avuto qualche problema per caso? È un piccolo contrassegno, però... Contrassegno? Contrassegno? Come si dice? Un piccolo contrassegno. Contrattempo? Contrattempo. Piccolo contrattempo. Ma arriva, arriva. Arriva, vabbè. Spero che Rosario non abbia avuto problemi in cucina. Speriamo. C'ho pazienza. La pazienza è la virtù dei forti e senza perdersi d'animo, Rosario termina i calzoni fritti. Siamo pronti. La scelta di Stefania. Grazie. L'impasto è di 48 ore di lievitazione, molto leggero. Dentro c'è la ricotta di bufala, mozzarella e prosciutto cotto e pomodoro e basilico.
Bene, buon appetito, eh? Grazie. Comunque la pizza fritta si mangia come la sta mangiando Francesco, con le mani, così. La pizza fritta è nata nei mercati, ragazzi. Bravo, signore. Signore sta in cielo, Angela. Ah, bravo, Angela. Mamma mia, Angela, è proprio pesante. Non sopporto quando il titolo di signora viene utilizzato per sottolineare l'età. Caro Rosario, Dan, vuoi dire qualcosa? Non mi picchiare, lo so, no, che c'è questa fascia di sandalo. No, mi piace la spada, no? Tenga la pala, però, sì, sono d'accordo. Dico, io l'avrei mangiata con le mani se era un po' più croccante. La pizza fritta non ha da essere croccante. All'istante che esce dalla friggitrice è un po', diciamo, croccante, ma poi la temperatura, sai, se ne scende. È così che la pizza fritta se ne scende pure la pizza fritta. Secondo me Dan non l'avrebbe assolutamente mangiato con le mani, perché altrimenti si sarebbe sporcato troppo. Angela, che ne pensi? L'ho mangiato sempre con il salame. Il prosciutto cotto è come se non si mischiasse bene con il resto del ripieno. Trovo che l'uso del prosciutto sia un po' più delicato, per cui a me piace tantissimo. A mio parere il salame va più nel calzone a forno. La pizza fritta è nata con i cicoli, che purtroppo a New York non li vendono. Esatto. Questa è l'opzione per me. È la migliore che tu hai nel mercato. Sì. E infatti io volevo dire che con gli ingredienti che tu hai a disposizione, questo è un buon prodotto. Rock and roll. Rosario è partito bene e procede spedito con la preparazione del suo piatto forte. Non è una classica pizza napoletana, però è una pizza gourmet. Olè. Gennari, pensaci tu. Rosario, parli col forno. Eh sì, ogni giorno, la sera. Tu immagina quanta soddisfazione è quando il sabato sera mi sforna 300-400 pizze. Lui è lo spirito di questo locale. Ma San Ciro niente? Ma San Ciro no, signore, sono napoletano. L'età giusto, signor? Vabbè, ha capito l'età, dico, no? Ha capito l'età, hai capito? No, veramente, io non me l'aspettavo. Questa se la segna, sicuro. Sto scherzando. Angela si segna questa cosa. Libro nero, Angela. Dan ha difficoltà a farmi dei complimenti perché, secondo me, essere una donna forte per lui lo mette in difficoltà. Rosario, invece, ha poche difficoltà con il suo piatto forte. Questa è la pizza. Ed è pronto a servirlo in tavola. Sono spaghetti di zucca. Grazie. Prego, signora Angela. Ah, ma scusate, mi scordo sempre. Oddio, Angela, daglielo un morso, poi ne parliamo. È un pranzo popolare, è uno spizio per nobiltà, come sempre John Dubinel, sull'attore lo dice già. Sono curioso di sapere cosa ne penso. Angela, che ne pensi? Con la pizza sta proprio bene, secondo me, la zucca. Però il cinghiale lo avresti evitato. Sì. Dan. Non sono un fan della zucca, però a me l'impasto è piaciuto. Il secondo dell'impasto è della vera pizza napoletana? Sì, si avvicina, sì. È la carta vincente. È la carta vincente. Vedremo, vedremo, cara Stefania. Rosario, eccoci qua. Allora, la zucca è molto dolce. Il contrasto con la robustezza del cinghiale è fantastico. Probabilmente il pepe nero ha un po' coperto la dolcezza della zucca. Si tratta di qualche piccolo granello di pepe che però a volte può fare la differenza. Grazie Rosario. Grazie mille. Ci giochiamo tanto con la voglia. Perfetto. Dai Rosario. Adesso prepariamo la mozzarella in carrosa. Bravo. Secondo me è una sfida anche per lui, quindi non vedo assolutamente l'ora di provarla. Sto quasi sudando. Vediamo quando finisce tutto questo. Sudando e faticando, l'ultimo piatto è finalmente pronto per essere servito e portato in tavola. Mozzarella in carrozza. Grazie, Rosario. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie, Ro. Signora Angela. Ti provo. È una provocazione continua. Quando la volpe non arriva all'uva, dice che è acerba. Oh my God. Oh, io sono in paradiso in questo momento.
Cioè, quindi sei morta squalificata? Sì, siamo rimasti in due. Mamma mia, com'è pesante sta signora. Mamma mia. Angela. È proprio un pane troppo morbido, che quindi forse ha assorbito troppo olio e questo gli ha dato forse quel colore troppo scuro. Bene, Dan. Per la prima volta sono d'accordo con la signora qui di fianco a me, però il prodotto è buonissimo. Salute. Salute. Abbiamo terminato di provare i nostri piatti, ora possiamo procedere alla votazione. Salsiccia Piarello, ready, ready! Ma come fanno a star là dentro in 50? Quanti sono? Legato, legato! Francesco Panella è arrivato a New York in cerca della miglior pizzeria italiana e si è affidato a tre italiani che vivono qua per trovare l'autentica pizza italiana. Qui c'è la pizza più buona del mondo. Stefania gli ha fatto conoscere Rosario, napoletano doc. Il servizio si è appena concluso, ora è il momento di votare. Ognuno potrà assegnare da 1 a 5 gettoni per ogni piatto. Stefania non potrà votare. Votiamo il primo piatto, la scelta di Stefania. Il calzone fritto. Angela. Era vicino alla perfezione, però non era perfetto per la presenza del prosciutto cotto e quindi 4 gettoni. Dan. Un aspettavo croccante, quindi 2 per me. Pizza fritta è così. La pizza fritta è vero che è così, però è anche vero, secondo me, che qualche piccolo difetto c'è stato. 3 gettoni. Votiamo ora il piatto forte di Rosario. La pizza autunnale. Alla pizza autunnale, 4 gettoni, quasi perfetta. Angela. Il cinghiale non mi ha convinta e soprattutto un po' troppo pepe, quindi 3 gettoni. Caro Rosario, la pizza era quasi perfetta, veramente. 4 gettoni. Grazie. Peccato per il pepe, che sono sicuro non ci lo metterai più, secondo me. Più. Ora votiamo la mia voglia, la mozzarella in carrozza. Angela. Secondo me il pane è troppo morbido, ha impedito di dare la giusta consistenza, quindi 3 gettoni. Dan. Prodotto comunque uscito, non dico perfetto, ma è uscito buono, 3 gettoni. Grazie. Secondo me questo piatto ha sofferto un pochino dopo la pizza. Ti sei agitato un po'. Un bel po' di stress c'era, sai. Ho avuto questa sensazione. Sì, sì, sì. 3 gettoni. Grazie. Grazie. Bene, abbiamo terminato la nostra votazione. Ricordatevi che manca il mio voto, il voto dell'italianità. Caro Rosario, se avrai vinto, mi rivedrai. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie mille. Grazie. Se perdo, perdo da solo. Se vinco, vinco con tutto il mio team. La prima pizzeria, Pizza Secret, totalizza 29 punti. Rosario è una fan prodigio della pizza. A 5 anni c'era già un Gennarino nella sua vita. E oggi, come ieri, i suoi ingredienti segreti sono sempre gli stessi. Cuore e ambizione. Nel 1937, il tassista italiano Peter Robert Gagliardi aprì una palestra di pugilato, la Gleason's Gym. The Irish and the Italians weren't getting along, so Gagliardi chose the name Gleason because it was an Irish name. There is no gym like this gym. This gym is special because it turned out a lot of champions. Non basta dare soltanto pugni. Per fare la box hai bisogno di cervello, di essere furbo e scaltro. Qui giovani ragazzi italiani hanno tirato pugni e si sono fatti grandi, fino a diventare campioni del mondo. Jake LaMotta, Vito Antofermo, Arturo Gatti. È trenato 16 pellicola. Il Lady Swan Me and Dalla Baby. Rosso Crow, Cinderella Man. Rocky Marciano, train you. Ancora oggi la Gleason's Gym continua la sua storica tradizione formando i campioni del futuro.
grazie Pire Gagliardi, grazie Italia e grazie per la visione. Francesco e i tre italiani che vivono a New York sono diretti verso la pizzeria preferita da Dan. Allora, raccontami il tuo quartiere. Allora, te lo dico in dialetto napoletano. Siamo a Greenwich Village. Greenwich Village ospita tanti, tantissimi locali notturni, ristoranti, pizzerie, sono sempre affollati. È un quartiere incredibilmente storico per New York, ragazzi. E per gli italiani forse da dove sono, si sono insediati. Tu vieni qua spesso? Spesso. Devo dire che dopo il mio quartiere, questo è il mio preferito in assoluto, e quando sarò molto ricca mi trasferirò qua. È il quartiere di Sarah Jessica Parker, di Friends. Il quartiere dove è nato tutto. Tutto ciò che arriva di nuovo lo trovi qui. Ah, siamo arrivati. Songhe Napoli! Beh, che sono napoletani credo sia assolutamente evidente. Sembra una succursale dello stadio di Napoli. La location in generale vi piace o no? È piccolo, un po' piccolo. Nella botte piccola c'è sempre il vino buono. Buongiorno, come andiamo? Francesco Panello. Piacere Ciro Iovine. Grande Panello. Come va? Piacere Stefania, ciao. Piacere Angela. Piacere, come siamo? Tutto a posto? Bene. Quando vedo Ciro mi vengono in mente i quartieri spagnoli, che in qualche modo sono la parte più carnale di Napoli. Ti vedo bello, bello, grosso, ma come fai a muoverti qua? Vabbè, tu mi vedi grosso, ma sono come un capitone, Ciro Peridal, quindi alla grande, dai. Ciro è un'esplosione di vita, incredibile. Ma facciamo comandare loro, io e te ci facciamo una chiacchierata, dai. Mentre gli expat si accomodano al sole per un aperitivo, Francesco fa la conoscenza di Ciro e sua moglie Austria. Di dove sei, Austria? Io sono dominicana, però di cuore italiana napoletana. Ma tu a Napoli sei stata, sì? Certo, ogni anno 2-3 mesi a Napoli. Ma quando vi siete conosciuti voi? Noi ci siamo conosciuti 7 anni fa. Mi ha conquistato con la pizza. Ti ha conquistato con la pizza? Tu, sì, assolutamente. No, no, da lì poi è nato un amore. E lei diceva, senti, ma qual è il tuo sogno? Una pizzeria. Quindi ci siamo uniti con le nostre forze economicamente e dopo un anno è nato Songhe Napoli. Ragazzi, avete creato tutto questo insieme, quindi? Sì. Sì. Voi avete dei figli? 3 e un altro. Sei in fabbrica. 3 e mezzo. Sei riuscito a portare i tuoi figli a Napoli? Tuo padre era pazzo con i nostri figli. Perlomeno 2-3 volte all'anno. Austria, quando vieni? Quando vieni? Ehi, portami creature. Sì. Sì, infatti la perdita di mio padre mi ha ucciso. Lì mi ha ucciso proprio. Però lui sta con un mese sempre al mio fianco. Era un grande uomo. Tutto. È stato sempre lui credere in me, l'unico. Ciro, sicuramente papà tuo sarà orgoglioso di te. Mio padre è venuto in America 3 volte. Ha visto tante cose belle che abbiamo realizzato. Avete avuto anche il tempo di crescere 3 figli. Come l'ha gestita la situazione? Siamo stati fortunati che ci è venuto questo ragazzo Matan. Nickname, che sta qua Gigino, con noi. Come? Gigino, gli chiamiamo Gigino. Gigino. Gigi. E lui è... Ragazzi, questo è... Gigino. Buongiorno. Gigi. Ma Gigino non è napoletano, è napoletano o no? No. Non è napoletano. È nepalese, però... Nepalese. È entrato nella nostra famiglia, oltre Gigino. Cioè, c'ho proprio il mio... Pizzaiolo Gennaro. Gennaro è un grande. Gennaro, vieni qua. Gennaro, ragazzi. Gennaro Gigino. Noi siamo a New York. Vabbè, poi c'è lo chef che è napoletano, Salvatore. Salvatore. Come va? Bene. Francesco, come stai? Mi è tutto bene, chef? Ciao. Pasquale. Come stai? Di Bari, vabbè. Ok. Due, insomma. Napoli. Molto bello. Il fatto che siete tutti napoletani. Ma adottati! Forza Napoli! Dopo aver fatto la conoscenza di questa squadra di napoletani da tutto il mondo, Francesco fa ritorno dagli expat, dove trova ad attenderlo un aperitivo piuttosto sfarzoso. Questo mica è un aperitivo, è una comunione. È una comunione. È un battesimo e comunione insieme. L'invasione degli antipasti. Ecco. Questo posso dare la idea. Grazie. Questa è una mossa sbagliatissima, perché poi non apprezziamo i piatti che stanno in gara. Grazie. Ma che c'è scritto sulla maglietta? Nuziatina. Nuziatina. Nessuno si chiama col suo nome qua dentro, cioè tutti i soprannomi napoletani.
cambiare nome allo staff. Quella è un'americanata in senso negativo. Stefania, Cesco. Ma c'è anche un'altra cosa in cui Ciro si è proprio americanizzato. È arrivato da noi e ci ha dato questi tablet. A Napoli non lo usa nessuno, no, però Napoli, tu lo sai, sì. Napoli a voce. Però a volte qui facciamo pure 300-400 persone e questo ci dà, insomma... Ci aiuta a fare girare i tavoli bene. Il tablet è il simbolo di una New York super veloce che è assolutamente in contrasto con l'immagine di Napoli che Ciro sta cercando di dare. Andate su Beck adesso, Beck. Beck. Pizza. Allora, che facciamo? Siamo pronti per la nostra ordinazione. Dan, a te la scelta. Il panuozzo. Come si fa a Napoli? Salsiccia e friarina. Bellissimo. Ciro, tocca a te. Vai. Il tuo piatto forte. Una bella pizza, la tartufata si chiama. A me il tartufo piace tantissimo, quindi io non vedo assolutamente l'ora di mangiare quella pizza. Ora tocca a me, la mia voglia. Vorrei avere i filetti di baccalà fritto. Filetto di baccalà fritto. Alla grande, Francesca. Io vado in cucina e parlo con Salvatore. Ciao. Grazie, Ciro. Salvatore! Allora, Francesco vuole un filetto di baccalà fritto. Ma non mi voglio un accanto filetto. Voglio. Lo staff di Song e Napoli non sembra preoccupato dalla richiesta di Francesco. I'm going to bring the fresh baccalà. I'm in the court fish. Capite che va da più baccalà, Gigi, va. Quindi la canne va là a pescare un po' ripeto, va. Baccalà in New York, vai. Ok, vai. I go to Napoli, you see me? Gigi, in the fa face. I take a train and after I make an airplane flight. Salsiccia Piarello, ready. Ma come fanno a star là dentro in 50? Quanti sono? Come non è impossibile riuscirci? Ciro, ma come fate a stare tutti là dentro? Come fate? Infatti già fa la dieta, Francesco, ma non c'è la miseria. Salsiccia e friarello. Salsiccia e friarello, si dice. Salsiccia e friarello. È pugliese. Fatta luce sulla pronuncia... E non mi chiama cimitare la rapporta, eh? Il panuozzo, il piatto preferito da Dan, può essere servito. Qua giù, siamo pronti, già. Vai, pronti e via. Andiamo a bere. Eccoci. Ecco qua. Allora, panuozzo. Grazie, Ciro. Grazie. Posto. Grazie, Ciro. Ragazzi, buon appetito. Grazie. Bene, proviamo il panuozzo. Per me il panuozzo è ottimo, è perfetto. Guarda Francesco, com'è bello, eh? E canne, a così si mangia panuozzo. Vai giù, ma che state facendo con cucchiaio? A così si mangia panuozzo, che mano, vai giù, questa è una marenna. Che bella, maromma. Essendo una sicula, io non mangio panuozzo, non l'ho mai mangiato. Questo è un piatto fantastico, meraviglioso. La pasta è leggerissima, buonissima, saporita. L'unica nota negativa è la salsiccia, che non è molto commerciale. Quella là nostra non può arrivare negli Stati Uniti, se no figurati. Però Ciro, meraviglioso. Grazie, bravo. Gentilissima, Stefano, grazie, grazie. Angela. Grazie. So che si mangia con le mani, ma io lo mangio con la forchetta e il coltello, perché se una cosa mi ha insegnato Napoli è la libertà. Angela vuole essere libera, non la dobbiamo toccare. La salsiccia a punta di coltello manca, lo renderebbe proprio perfetto, però ottimo. Grazie. Ciao, a te. La pasta lievitata così è straordinaria. Grazie, grazie. L'affumicato della provola insieme alla nota amara dei friarelli e la salsiccia che mi è piaciuta regalano veramente dei sapori incredibili a questo panuozzo. Grazie. Aspettiamo la tartufata. Vai. Grande Francesco, meglio. Tutto a posto, ci piace tutte cose. E passa. Che ha segnato Napoli. O panuozzo, ti è piaciuto? Non con te. Il successo del panuozzo ha infiammato la curva. Intanto Gigino è arrivato a destinazione. Oh, sta qua Gigino! Madonna, che macello! Tovagliolini! Grazie! Austria, ma voglio sapere come fai a resistere con questo delirio che fanno? Sembra stare a San Paolo. Perché mi piace anche a me, come se siamo dello stesso paese. Napoli e Santo Domingo è come la stessa cosa. A Napoli ci sono due Napoli, quella di Edoardo De Filippo, Massimo Troisi, che è quella che mi appartiene di più. E poi c'è la Napoli più rumorosa, e quella è una Napoli che mi è più estranea. Che delirio, ragazzi! Ma che è quello che c'è qua dentro?
E sotto la guida del capitano Ciro, la squadra è pronta a far scendere in campo il piatto forte della pizzeria, la tartufata. La tartufata. Cornicione ripieno con un patè di prosciutto cotto e ricotta di bufala, provola di aggerola. E a fine cottura un po' di prosciutto cotto, un po' d'olio tartufato e facciamo un po' di cascata di tartufo nero. Non vedo l'ora di mangiarlo. Assaggiamo la pizza tartufata. Ma dove sta il tartufo? Tartufo! Tartufo! Allora, Stefania. La scamorza è fenomenale, il prosciutto è buono, il parmigiano. Mancava il tartufo. Angela. Condizione buonissima, tartufo si sentiva veramente poco, secondo me, per cui non è una pizza che onestamente sceglierei. Dicono che non si sente il tartufo, ma il tartufo si deve sentire e non si deve sentire, deve essere così, un tocco, giusto un tocco. Ciro, a me è piaciuta tantissimo la pizza perché il tartufo non era talmente forte da ammazzare il profumo e il sapore della scamorza affumicata. Gli abbinamenti sono stati, secondo me, indovinati. La critica che ti faccio è una sull'olio al tartufo. Secondo me si potrebbe evitare. Ciro, aspettiamo allora. La mia voglia, guarda. Vado! Dica, Duca! La voglia Francesco, ma raccomando, mal di testa, voglio tornare a casa. Napoli, c'ha un po' di mal di testa la signora Stefania. Piglia da una pastiglia, sienda a me. Piglia da una pastiglia, sienda a me. Come vai a dormire, come trampasciata. Il mio dolce amore. La pastiglia azienda a me. Basta! La cabbia dei matti, ragazzi. Toto, a che stai, fratello? Vacca alla ruota, nell'olio. Stanno tanto, sta venendo con tanto amore. E in perfetto stile Song e Napule. Ci metta musica, mamma può butè. La voglia di Francesco merita una presentazione da fuori classe. Mamma mia. Ecco. Chi è? Bene, io rispecchiamo proprio le due Napoli. Io, scusatemi, ma sono Massimo Troisi. Dopo l'intrattenimento musicale, chef, raccontaci come hai fatto il piatto. Tu dimmi quando, quando. Questo è un baccalà alla napoletana, fritto, con una buona farina, un po' di sale, un po' di pepe nella farina e poi si frigge. Il segreto è friggere. Semplice, ma allo stesso tempo buonissimo. Facile. Qua stiamo, non è che mi fa. A su di embecca fa. Né bene né male, noi abbiamo fatto il nostro meglio. Passo di embecca, non te credi più. Stefania. È baccalà fritto. Fammeli portare un baccalà. La frittura era buona, però magari gli vuoi dire al baccalà fritto? Angela. Ottima la frittura, però per me è un po' troppo salato. Per me non era salato, per me era giusto. Angela, e ciarutto si schiriel. Bene, abbiamo terminato di provare i nostri piatti, ora possiamo passare alla votazione. Ognuno avrà a disposizione 5 gettoni per ogni piatto. Dan non potrà votare. Votiamo il primo piatto, la scelta di Dan. Il panuozzo, salsiccia e friarelli. Stefania. Peccato per la salsiccia, ma era spettacolare. Grazie, grazie. Io ti do 4 gettoni. Grazie. Grazie. Angela. Al panuozzo 4 gettoni perché era vicino alla perfezione. Grazie. Il panuozzo, caro Ciro, è un piatto che mi ha veramente conquistato. Io ti do il massimo, 5 gettoni. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ne posso lasciare poco sulla stiva giù. Non mollano mai, eh? No. Adesso votiamo la pizza tartufata, Stefania. Il tartufo non c'era. Devo darti 3. Grazie. Grazie. Angela.
non era la mia pizza, do 3 gettoni. La pizza al tartufo non ha niente a che fare con Napoli. L'impasto della pizza era veramente ottimo, molto buona, il ripieno del cornicione è straordinario, non mi è piaciuto l'olio al tartufo, 3 gettoni. Ciro, la prossima volta l'olio al tartufo non lo mette. Bene, ora votiamo l'ultimo piatto. Baccalà! La mia voglia, il baccalà fritto. Stefania. Per me è stato un piatto un po' così. 2 gettoni. Ok. Che ne capisci? Ottima la frittura, buono. Per me è troppo salato, 3 gettoni. Grazie. Grazie. Soffice, morbido il baccalà, sapeva di mare. 4 gettoni. Grazie, Francesco. Grazie, grazie. Bene, abbiamo terminato la nostra votazione. Vi ricordo che manca ancora il voto dell'italianità che darò alla fine dopo aver provato i 3 ristoranti. Se avrete vinto, mi rivedete. Grazie davvero. Grazie. Grazie ancora. La pizzeria Song & Napule totalizza 31 punti. Siamo grandi. Grande! Grande, vai, vai, vai! Ciro, Nunziatina, Gigino, Gennarino, Pasquale, Totò. Quanto calore, quanta allegria, ma quanta confusione. Song & Napule! La classifica parziale vede con 31 punti Song & Napule davanti a Pizza Secret con 29 punti. Nella Grande Mela si può trovare di tutto, ma a Brooklyn esiste una leggenda tutta italiana. Domenico De Marco, il pizzaiolo più vecchio di New York. Faccio la pizza napoletana da 50 anni e dicono che questa pizza è molto migliore di quelle che fanno in Italia. Il segreto della mia felicità è che mi piace fare la pizza. Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, olio extravergine, tutto quello che io adoro viene dall'Italia. Hey, don't munch questa pizza, forget about. My father has set the bar for other pizza makers and so he's become a legend and icon and loved. La pizzeria di Fara è diventata una tappa obbligatoria per i turisti di tutto il mondo. Di Fara's pizza is unbelievable. I love Di Fara because it has the freshest ingredients and Dom has been making the pizza for, I don't know, 1,000 years. We're pretty hard pizza critics over in New York City. It's the best pizza I've ever had in my entire life. I love pizza. Ciao Italia. Ciao Bella, Di Fara, baby. I 3 expat insieme a Francesco Panella sono diretti verso la pizzeria scelta da Angela. Cara Angela, dove siamo? Siamo a Fulton Street, nella zona del Financial District, la zona dove George Washington nel 1789 ha giurato come presidente degli Stati Uniti perché New York era la capitale. Lezioni di storia, imparate voi due là dietro. Dan, mi raccomando che te ti vedo scarso in storia. Ah, cioè, certo, pure in geografia. Pure in geografia sei scarso, ecco. E vabbè, Angela ha gli anni di esperienza, è normale che sa più di me. Per quello la chiamo signora Angela. Eccoci da Chestè. Chestè, pizza e vino. Chestè, che in napoletano significa questo. Questo è. Che ve ne sembra da fuori, ragazzi? Sembra molto moderno. Il palazzo non mi rispecchia tanto l'Italia. Mi dà l'idea di un sushi bar. Oh, che stai? Ciao! Ciao. Vieni mia dalla te. Come stai? Oh, Francesco bene. Panella, come va? Ben trovato. Ciao, benissimo. Ciao, Giorgia. Stefania. Piacere, Giorgia. Ben, piacere. Giorgia Caporuscio. Padre e figlia. Padre e figlia sono bellissimi. Fateci strada. Prego. Piacevolmente incuriositi dalla giovane Giorgia, i 3 expat si accomodano al tavolo per prendere un aperitivo. Ma Giorgia sta in cucina? Giorgia è una delle pochissime pizzaiole donne. Quindi, perché sai, poche si trovano. Quindi questa è una cosa meravigliosa e devo dire, questa cosa mi ha colpito sempre molto. Sapere che c'è una donna che fa la pizza, che fa un mestiere che è prettamente maschile, è una cosa da paura. Facciamo un brindisi a Giorgia. Allora che... Giorgia. A Giorgia, Giorgia. Giorgia. Gli ospiti brindano all'intraprendenza di Giorgia.
Che bello cane che ci avete, eh? Mentre Francesco conosce i padroni di casa. Dove sei nato tu? Io sono a Pontinia, che è una piccola città fra Sabaudia e Latina. È una città rurale, agricola, e infatti fino a 38 anni avevo un'azienda agricola con la mamma di Giorgia e facevamo la mozzarella. A 38 anni ho detto, senti, io sono stufo di fare questa vita, feci il corso da pizzaiolo. Trovai un posto a Pittsburgh, in Pennsylvania, e sono rimasto a Pittsburgh 7 anni. Giorgia era già nata? Sì. Ed è venuta con te, Giorgia? No. È il grande prezzo che ho dovuto pagare, in pratica, alla fine per... non è facile questa... In pratica sta 10 anni... sta lontano dai 10 anni. Sono via, c'ho 8 anni. Non la sono ritrovata, poi alla fine c'ha 18 anni qua. Quindi... Qualcuno mi ha domandato tempo fa, ti è costato tanto fare questo lavoro? E io gli dici, sì, lo rifaresti? Non te lo so dire. Quanto ti è mancato, papà? Beh, tanto. È molto difficile spiegare a mio padre, che è stato dall'altra parte del mondo, che cosa io facevo, la mia quotidianità. Papà ha fatto tutto per te. Sì, lo so. Ti voglio bene. E anch'io tanto. Hai preso da papà la passione per la pizza, no? Beh, penso che ce l'ho nel sangue. Ti hai fatto anche gare? Sì. Eravamo a Napoli 7 anni fa, facciamo il Pizza Village. Ci sono le gare, ha detto, ma perché non ti iscrivi? Ho detto, no papà, lo sai, le gare a me non mi piacciono. 5 minuti prima della gara, lui arriva e mi fa, ok, ti ho scritto la gara. No! Così. E io, no. Ero arrabbiatissima, ho vinto la gara. Sono diventata la campionessa mondiale e sono diventata la più giovane donna a aver vinto la pizza classica. Hai capito che roba? Se avessi fatto la foto, tutte le persone che dico, ok, sono io la pizzaiola, e loro... Ah. Perché c'è un po' di diffidenza, vero? Troppa. Troppa. Tanta. Troppa. E però... tu hai vinto un po' questa cosa. Sì. Andiamo, va. Ragazzi. Ciao. Ragazzi, che belle parole del posto. Ci sono degli stili contrastanti, dal sushi bar dall'esterno allo stile greco, dorico, all'interno, un po' confuso e fa confondere anche me. Ma non sto, ma che è? Nonostante le perplessità di Stefania, il servizio può cominciare. Pizze popolari, c'è la marinara, la margherita, c'è la pizza vegana. Poi si gira e ci sono i panini, c'è il pagnottello, il toscano. Ragazzi, è un menù molto ricco. Sfoglie, 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 sfoglie. Dopo 2 ore lo sfoglio ancora. Quante pizze ci stanno in questo menù? Roberto, Giorgia! Sì! Allora, Giorgina, io voglio mangiare bene e autentico. Pronti? Angela, la scelta. Una montanara. La montanara è una pizza povera. Per me l'oro di Napoli è Sofia Loren, che fa le pizze fritte e tutto. Tocca a voi il vostro piatto forte. Il piatto forte è la nostra pizza, si chiama Macellaio, con 4 carni, la base di pomodoro. 4 tipi di carne. Ma cioè, secondo me sarà una bomba sullo stomaco, io non lo so. Adesso? Che feriti! Rido per non piangere. Allora, io vorrei delle olive alla scolana. Si può fare. Si una può cosa fa. Facile. Sei più tranquilla? Diciamo. Vai in cucina, spacca tutto. Vai, Giorgina. Grazie. Vai. Grazie. Grazie, a dopo. Ok, ragazzi. Mi serve dal... Domenico, devi andare a comprare beef, ground beef e chicken. Ok, va benissimo. Ce la puoi fare? Sì. Ok, grazie. Divisi i compiti in cucina, Giorgia si mette subito ad impastare la pizza macellaio. Dan, bella mamma, che ha fatto oggi? Non ti vedo no, a tuo agio troppo. Ma sono a mio agio. Ti vogliamo scaldare un pochino, Dan? Ci dobbiamo scaldare. Vieni qua vicino a me, Dan. Dai, vieni qua vicino a me. Ma vengo seduto? Vabbè, sono la stessa altezza tua. Rimani qua così, qua in centro. Scaldiamoci un pochino. Mazza, questo mi picchia. A me piace da morire, vai Dan. O Sarracina, bello guaglione. O Sarracina, tutte femmine fanno a murare. Shhh,
stai zitto perché io te meno. Io oggi te meno. No, però Saracino è canzone bellissima. È una canzone stupenda. Oggi, oggi siamo d'accordo su tante cose. Guarda, prova oggi come gioca troppe, lei che invece ti cerca di... Sì. Angela gioca sapientemente le sue carte. Ma è la pizza che dovrà convincere i palati dei commensali. Mamma, mi raccomando, Io le faccio provare in forno perché diciamo che abbiamo fatto sempre così, che ritornavo a casa sempre con i lividi da dietro perché non faceva arrivare la pala fino a... Che lui mi mette la forza, no? Visto? Boom! Così. Sei pronto? Sì. Ok, pollo? E pollo. Ok, va bene, perfetto. Papà, perché non vai a preparare questo? Giorgia sollecita papà Roberto a preparare le olive alla scolana. Dai, dai, su papà. Mentre finisce di farcire la pizza macellaio, la scelta dello chef. Giorgia, raccontaci. Abbiamo salsiccia, porchetta, finocchiona e prosciutto crudo. Viva la ciccia! Grazie, Giorgia. Buon appetito. Guardo le facce, non sono molto convinta del risultato. Papà? Non lo so. Come non lo sai? Devi essere... Io sono negativa e tu devi essere il positivo, no? Stefania, che ne pensi? La salsiccia è buona, buonissima. Un po' umida nel cornicione. Secondo me ha poca fermentazione la pasta, perché la vedo un po' troppo pesantuccia. Giorgia, vieni. Roberto, anche tu, grazie. Com'è questa pizza? Mi piace il fatto che abbiate usato probabilmente una farina diversa, una farina integrale. È una... non è una farina integrale, è una vecchia farina di Napoli, quindi è un pasto un po' più rustico. Forse questo tipo di farina lascia il cornicione un po' più umido. Adesso tutti parlano di pizza gourmet, tu sei rimasta un po' più concreta, ok? Sì. Tu qua ci hai messo l'anima. Assolutamente, 101%. Mi è piaciuta molto. Brava Giorgia. Grazie. Grazie. Credo che sia la cosa più bella che potesse dire a Giorgia, perché lei mette passione in tutto ciò che fa. Ci metto l'anima in tutto quello, soprattutto nella pizza, perché per me è l'unica cosa che veramente amo fare. Giorgia, contenta per le parole di Francesco, si mette subito ad impastare la montanara. Roberto, intanto, controlla la ricetta delle olive alla scolana. Manca la scorza di sedano e una carota. Devono essere perfette per soddisfare Francesco. Domenico, celery and carrots. Sorry, I forget. Nuova missione per Domenico, ma intanto è pronta la montanara, la scelta di Angela. La montanara è la pizza fritta per eccellenza. Come una volta fritta ci mettiamo il pomodoro, pecorino, basilico e la facciamo andare a bocca di forno per 2-3 secondi, così l'olio in eccesso evapora e è molto più light. Montanara healthy. Quella bellezza della montanara è proprio la frittura, l'olio, che la sai andare in bocca. Bene. Un po' troppo dolce, non so, il sapore dolciastro. Tutto è fuorché dolce, quindi non so di cosa stia parlando. Stefania. È leggera, ma il pecorino poteva pure non esserci. Giorgia, vieni, vieni. Perché hai servito questa pizza dopo la pizza il macellaio? Perché la mozzarella affumicata a volte è molto forte come sapore. Giorgia, i salumi però sono molto saporiti, hanno quella sì, sapidità infatti, proprio loro, molto intensa. L'ho sentita questa pizza, ma non l'ho sentita, non riesco bene a giudicarla perché ho ancora in bocca quel favoloso, incredibile sapore che tu mi hai regalato prima. Adesso le olive ascolane. Le stai facendo tu o papà? Papà. Come hai detto con gli occhi, papà. La montanara non ha convinto Francesco. Ora è tutto nelle mani di papà Roberto. La noce moscata, the nutmeg. E gli imprevisti non sembrano essere finiti. Non mi dicono che ci stanno, non lo so. And we have the pizza. No, I want the round one. Questa è grande. Bisogna andare a comprare quelle cose, questo non va bene. The step? The round one. Quanto ti manca? Se domenica io la noce moscata abbiamo finito, dobbiamo solo macinarle, dobbiamo la cosa da macinare. Oh, ecco,
ecco il problema suo, è ritardatario. E quindi ho paura che dopo se gli fa aspettare troppo. Giorgia, un uovo, pane grattugiato e la farina doppio zero. Un uovo, la farina e pane grattugiato, sì. Ok. Per questo olive ascolane ci stanno mettendo veramente un po' troppo. Sono preoccupata della voglia di Francesco perché non credo siano facili da preparare. Padre e figlia intanto procedono con impegno fianco a fianco. Oh, d'oliva ascolane so, Giorgia! Sì, quasi pronta! L'aiuto di Giorgia è stato provvidenziale e anche le olive all'ascolana, la voglia fuori menù di Francesco, sono finalmente pronte. Direttamente da Ascoli Piceno. Le olive ascolane. Le olive ascolane. Mignon, piccole. E che ci mangiamo qua? Giorgia, stavolta è lui, eh? È stato bravo, va? C'è mani sue che ce l'ha grandi. Grazie. Buon appetito. Grazie. Stefania, che ne pensi? Nel complesso il piatto non mi ha convinto tantissimo perché il ripieno è secco. Il ripieno invece a me non sembrava tanto secco. A Robè, ti raccomando, non le mette sul menù, perché sono troppo salate, eh? Non li abbiamo convinti. Abbiamo terminato i nostri piatti, ora possiamo passare alla votazione. L'ho trovata un po' pesantuccia. Io ho dato i miei voti ed è il momento di scoprire chi ha vinto. Francesco Panella si è affidato a tre italiani che vivono a New York per trovare l'autentica pizza italiana. Con Stefania ha scoperto Pizza Secret. Grazie a Dan ha conosciuto l'allegra brigata di Song e Napole. E con Angela ha assaggiato le pizze preparate dalla giovane Giorgia. Buon appetito! È il momento di votare la terza pizzeria in gara. Il primo piatto ad essere giudicato è la pizza macellaio, piatto forte dello chef. Angela non potrà votare. Dan. L'ho trovata un po' pesantuccia, però era buona. 4 gettoni. Io do 3 gettoni perché il cornice era un po' umido e non mi è piaciuto tanto. Giorgia, ammiro molto la grinta che hai e che ci metti in cucina. Sei molto creativa. Io ti do 5, il massimo. Grazie. Ora votiamo la scelta di Angela, la Montanara. Stefania. La pizza fritta più leggera che abbia mai mangiato. 4 gettoni. Alla Montanara do 3 gettoni perché era un po' dolciastra e non sentivo il sapore della mozzarella affumicata. Secondo me dovevi farla uscire prima. 4. Votiamo la mia voglia. Alle olive ascolane do 2 gettoni, perché erano salate. La farcia dentro era un po' secca, però vi voglio dare 3 gettoni. Roberto, le olive ascolane non sono il tuo forte. 2 gettoni. Roberto mi è caduto sulle olive ascolane, ma d'altro canto siamo ascolani noi. No. Abbiamo terminato la nostra votazione. Vi ricordo che manca il voto dell'italianità, che darò tra poco. Caro Roberto, cara Giorgia, se avrete vinto, mi rivedrete. Grazie, Giorgia. Io sono contentissimo. Grazie. Riuscire a lavorare con una figlia dovrebbe essere una sensazione che dovrebbero avere tutti i genitori. La terza pizzeria, che stè, totalizza 30 punti. Dopo tanti anni, Giorgia e Roberto si sono ritrovati. Lei segue le orme del padre, lui la guida con amore. Lei va veloce, sperimenta e lui cerca di stare dietro. Dopo aver assaggiato tutti i piatti, la classifica provvisoria vede in testa Song e Napole con 31 punti. Al secondo posto che stè con 30 punti e infine Pizza Secret con 29 punti. È giunto il momento del voto di italianità. Francesco deve assegnare da 1 a 10 gettoni per ogni pizzeria. Song e Napole, che stè, Pizza Secret. Il voto di italianità tiene conto dell'atmosfera e dell'autenticità della pizzeria e può essere decisivo per la vittoria finale.
Solo chi vedrà arrivare Francesco vincerà il titolo di miglior pizzeria Little Big Italy di New York. Angela, Dan, Stefania, devo dirvi che è stata una sfida molto combattuta. Avete scelto 3 pizzerie di grande livello e le avete sostenute con determinazione. Tra poco scoprirete chi è il vincitore. Dopo i voti, alle pizzerie, al primo posto ci sei tu, Dan, con Song Napoli. Al secondo posto tu, Angela, con Castello. E in coda tu, Stefania, con Pizza Secret. Ma attenzione, un solo punto vi separa l'uno dall'altro. In questo momento penso di essere stata troppo generosa con le votazioni. Prima di tutto voglio ringraziarvi perché mi avete fatto conoscere 3 storie di grande passione per l'Italia e per la pizza. Stefania, ho scoperto qual è il segreto di Pizza Secret. È lui, Rosario, un giovane ambizioso che con grande dedizione si è conquistato un posto nella grande mela. Rosario è l'ingrediente segreto della sua pizza. Dan, Song Napoli è l'amore di Ciro per la sua città. E non importa chi sei e da dove vieni, quando entri lì diventi napoletano. Certo, c'è gran casino, ma quanto è bello il rumore della vita. E tu, Angela, non potevi che supportare una giovane donna come Giorgia. È bello vedere come una figlia, invece di raccogliere solamente i frutti del padre, lo affianchi, lo sostenga per continuare a crescere insieme a lui. Io ho dato i miei voti ed è il momento di scoprire chi ha vinto. Solo uno di voi mi seguirà per annunciare la vittoria e vincerà un buono valido un anno per mangiare nella sua pizzeria del cuore. Song Napoli vincerà perché ci mettono l'anima e il cuore in quello che fanno. La miglior pizzeria Little Big Italy di New York è... Francesco is coming. Arriva o non arriva? Arriva. Devo fare il meglio, quello che devo fare. Ma c'è, ma siamo nel nono! Ragazzi di Song Napoli sono italiani al 100%. Song Napoli è la migliore pizzeria Little Big Italy qua a New York. Complimenti. Hey, grazie. Sono felicissimo e orgoglioso di questa vittoria perché ce l'abbiamo messa tutta, ragazzi. E questo è tutti i giorni, non solamente per questa gara. Dan, complimenti a te, hai vinto il buono valido un anno per mangiare nella tua pizzeria del cuore. Song Napoli è la miglior pizzeria Little Big Italy di New York e si aggiudica così la fornitura di pentole messe in palio da ballarini. C'è chi esulta per la vittoria e chi invece non è d'accordo. Dan è stato il peggiore ambasciatore di tutti. Angela, che stai? È passato, presente e futuro. È la grinta di Giorgia e la sapienza di Roberto. Hanno commesso un solo errore. L'olio scolare. Stefania. Sì. Pizza Secret è il sogno realizzato di Rosario. Lui non ha mai chiesto nulla a nessuno. Ma fare tutto da soli a volte può essere un rischio. Con 9 punti di italianità a ciascuna pizzeria, la classifica non cambia. Song Napoli mantiene il primato e vince con un totale di 40 punti. Castè totalizza 39 punti e rimane salda al secondo posto. Pizza Secret resta in terza posizione con 38 punti in totale. Napoli è una città piena di suoni, immagini, sapori. Ciro ha preso tutto e l'ha portato qui, in questo posto così piccolo ma così grande, pieno di fratellanza e di cuore. Siamo a New York, ma qui c'è l'Italia.
Salute Forza Napoli! Ciao Italia from New York City. Ciao Italia. Ciao Siracusa, ciao Archimede, ciao Sicilia, un bacio. Ciao Bologna, ciao Italia. Ciao Sardegna, ciao Italia. Ciao Matera, ciao Italia. Ciao Basilicata!